fermatela, no, ma perché Katy, insomma, vabbè. Allora, molti di voi ci dicono cagate anche noi punk, non mettete solo musica metal. Io credo, voglio sperare che questo video effettivamente sia pseudo punk, ma non lo so. No use for a name, saranno punk, chi allora, lo sa. Allora, che cazzo vediamo. Non ci siamo sbagliati, effettivamente era un punk rock, punk. Quindi lo ripetiamo per la millesima volta. Se avete una video richiesta e tanto vorreste vedere un video che tanto vi piace, richiedetelo su Katy Alteri, Alteri Katy, su Facebook e su MySpace. Zach, ecco, no, niente, dopo ce lo dici. Oggi ho mangiato pane e logorrea. No, ma a noi piace sentire la tua voce. Stiamo parlando dei tagli ai fondi per lo spettacolo e la cultura. Jack, sentiamo da casa che cosa ci dicono. Io penso che in Italia qualunque forma d'arte vada aiutata, perché è proprio l'arte in Italia che può rieducare le persone con principi veri e giusti, non come adesso che vale solo la filosofia dell'apparire subito senza far prima una gavetta adeguata. Ciao da Riccardo. Vero. Tra l'altro, guarda, a proposito di questo, adesso rischiamo ovviamente di uscire magari un po' fuori da quella che è la linea, però insomma ci giriamo intorno. X Factor, il premio di quest'anno secondo me è una cosa incredibile. Il vincitore di X Factor passa per diritto alla sezione Big di Sanremo. No, è micidiale. Già era scandaloso il fatto che Marco Tarta fosse passato a quella Big di Sanremo l'anno scorso tramite Amici. Ma infatti sta diventando veramente complicato per una persona che ha veramente una passione, una voglia, un qualcosa, arrivare dove vuole arrivare senza dover passare da dei percorsi più che altro, obbligati. Secondo me il ragazzo Riccardo che ci ha scritto sulla filosofia dell'apparire si legava molto a questo. Non era apparire in senso puramente estetico, però è vero, in effetti diventi un Big quando vinci un concorso televisivo, chiaramente. Vai, ah, mannaggia. A Jack. Ciao ragazze, il problema è che la gente non distingue ciò che è arte da ciò che non lo è. E per quello che sta andando tutta a puttana, i fondi sono sempre meno. Già. No, è vero, ma i sentori sono tanti, anche semplicemente il fatto. Per lanciare un dato che ovviamente non conosco bene, però stavo leggendo un articolo per il quale si vede che le librerie in Italia, o perlomeno le librerie non all'interno di grandi catene, le librerie dei piccoli proprietari stanno scomparendo. Le librerie. Grazie Katy. E le vendite di libri hanno raggiunto dei livelli proprio minimi. Quindi insomma l'arte, la cultura è un valore che viene sempre più a mancare tra noi giovani. Noi fatevi giovani. Delle domande a questo punto del perché. Noi non vogliamo parlarne troppo qui, perché ripeto sono argomenti che probabilmente non ci competono, però perché tra l'altro siamo due ignoranti io però, e te, però voi fatevi delle domande perché noi ce le stiamo facendo da un po'. Vai Jack. Ciao ragazze, avete fatto bene a parlare del taglio dello spettacolo oggi. Purtroppo l'arte, che sia musica o cinema, qui in Italia è andata persa per colpa della stupidità di certa gente. E poi se gli artisti qui non guadagnano, allora com'è la potrò mantenere la mia famiglia, visto che io voglio fare il musicista? Ciao da Dino Auro. Bel cazzo di problema. Bella cazzo di domanda. Vabbè, siamo io a rispondere. Sulla stessa barca. Tra l'altro, vabbè, vi racconto una cosa che non volevo raccontare, però la racconto senza fare nomi, cognomi e situazioni. L'altra volta sono andata a fare un'audizione come corista di una produzione televisiva molto importante. Sono stata selezionata dopo una lunga dei casting come effettivamente la corista di questa orchestra composta da musicisti incredibili. Vi dico solo che la retribuzione di me, che ho rifiutato, come corista era di 100 euro lorde per 18 ore di lavoro. Questa è, ti fa capire la considerazione del musicista in Italia. Zero. Gaminga. Vai Jack. Ultimo messaggio. Sì. L'arte fa paura perché porta consapevolezza. Gli unici tagli, i politici, dovrebbero farli ai loro stipendi e non alla cultura e alla scuola, come sempre. Già. Ma se pensiamo adesso a parti politici, che per carità, io ripeto, preferisco non aprire certi discorsi perché un po' mi scaldo, un po' smetto di essere obiettiva, siamo in televisione, preferiamo non fare questi tipi di spettacoli trash, eccetera. Però se pensiamo alla politica, vero, hanno uno stipendio estremamente elevato, se pensi anche a tanti sport, in Italia c'è il calcio, tutto quello che c'è dietro, quindi voglio dire, effettivamente i soldi quando gli pare non ci sono, poi però vengono investiti in cose
in cui probabilmente ci si crede forse un po' troppo. Comunque, detto ciò, io direi... Siamo molto felici che state interagendo. Sì. A questo punto musica, musica, musica. Ma tutto sommato sempre di musica si parla, loro ce l'hanno fatta tanti anni fa e meno male che è stato così. Ci guardiamo. I Tool, sempre vostra video richiesta. Yeah! Oh, buonasera, benvenuti a X Factor. È il momento della nostra concorrente, la più forte, Katiana, che canta per noi Sarà perché ti amo. Perché la musica batte solo su Rock TV. Vai, Katiana. Il tempo, vai, Katiana. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che batte piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se mi vuoi bene, sarà perché ti amo. Se Katiana vi è piaciuta, televotatela al 1132, è il suo numero. Stavamo parlando, quindi a questo punto. Basta. Jack, era così per fare un piccolo omaggio a X Factor. Leggiamo qualche messaggio di insulto a questo punto, io credo ma ce le meritiamo. Un attimino si sta facendo dei viaggi micidiali. Mi è scappata improvvisamente la cacca, non so come mai. Vai, Jack. La sorda. Comunque, anche al cinema è messo malotto in Italia. Al cinema indipendente, qua da noi non è dato molto spazio. Le pellicole arrivano quasi o tutte dall'estero. Infatti è vero, per esempio, che ci sono eventi come il Milano Film Festival, che sappiamo che è in corso qui in The City, che danno poi molta possibilità a tutto quel cinema che in effetti, come giustamente ha detto il nostro amico dell'SMS, che non ha minimamente, di cui non ha minimamente cagato il nome, se Jack l'ha detto. Comunque sì, è vera questa cosa qua. E tra l'altro sabato c'erano Cipri e Maresco, che sono due persone che fanno parte proprio dell'emblematica censura in Italia. Loro hanno fatto tanti di questi video, cortometraggi che avrebbero mandato in televisione, in vari programmi, una volta riuscivano, ora non ce la fanno più, chissà perché, continuiamo a farci le domande e basta. Quante ne sa che è incredibile. Vai, Jack! Perché io sono intelligente! Vai, Jack! Salute, belle signore. Vivo in un paese che rappresenta un fenomeno in scala di un'Italia senza arte. Mi chiedo se la gente qua è una merda per causa o per effetto. Per difetto. Io credo per conseguenza, quindi per effetto. Dico sì. Bene? Io credo proprio di sì. Tra l'altro, credo che hai ragione tu. Ieri sono capitata a una festa non diciamo perché non parliamo di politica, comunque caratterizzata da anni per musica di un certo tipo, banda Bordeaux, Modena City, Lambert, insomma. Lambert. Cazzarola, la serata, quella clou, chi suona? Chi suona? Marco Carr. Non è vero. Ti giuro. Non è vero. Incredibile. Dimmi persino ancora. Persino in queste situazioni. Vabbè, vai, Jack. Secondo me la musica è la miglior forma d'arte che esista. Apre la mente e aiuta tutti e può portare messaggi di pace nel mondo. Lo Stato dovrebbe sovvenzionare tutti i musicisti e artisti, concerti, eccetera. Un mega saluto a Rock TV, Heavy Metal Forever, Michele di RC. Io mi dico una cosa, infatti, cioè io poi tra l'altro mi dico, visto che chiunque, anche chi dall'alto sta gestendo il nostro paese, sono sicura che qualsiasi tipo di musica sia però l'ascolta. Dimmi. Cioè, se questa cazzo di musica qualcuno non la finanzia, dopo un po', a una certa, nel momento in cui non ci guadagni mai il becco di un quattrino, chiunque smetterà di farla la musica. E invece no, nel momento c'è in chi cui, resiste, nel io. Momento in cui la musica, sì, ma in una media, ma così, in una statistica, diminuiranno anche gli artisti che si metteranno in gioco, diminuirà la voglia, la passione per tutta questa forma d'arte, appunto, qual è la musica. Dove andiamo a finire, appunto, tutto quello che diceva lui, lo stimolare la mente, il crescere insieme, la musica che parla esattamente come la poesia di un periodo, di un'epoca, di uno stato. Oh, ma raga, per piacere.